Tra poco busserà alla porta di Via Novelli un'atleta promettente, Sara Morotti. Eccoti qua, Sara. Facciamoci, Sara. Accomodi qui. Cosa sarà Sara secondo te, Paolo? Pattinatrice. Hai visto? Pattinatrice. Ma che io so anche pattinare. Come ho fatto? No, niente. Meglio di no. Il menisco, ciao, Sara. Giorgio. Sara è molto giovane, 19 anni, sì. Sara, caspita. L'età di mia figlia, di che anno sei? Del 99, mia figlia è del 2000, ma fai la quinta? Sì. Perciò anche mia figlia ha cominciato un anno prima, perciò mi sembra di essere qua con mia figlia, che si chiama Giorgia però, perciò non mi confonderò con Sara. Tra poco, hai anche il tuo ragazzo qui? Sì. È grosso, ho visto che è tutto muscolo, tutto... Aspetta che faccio... Posso mettere delle cose qui per far vedere che... No, è tutto muscoloso. E i nostri ragazzi, te li ho presentati, non ancora, no. Sono i ragazzi del, e le ragazze del Galilei di Caravaggio. C'è qualcuno che nuota di voi? E vai! Uno timido! Più che nuota, sembra che stava affogando. Diamo il microfono a lui, per favore. Io so che lui aspira, non quando nuota, ma a fare l'ingegnere. Non si può dire, Paolo? Acqua in bocca. Acqua in bocca, acqua in bocca. Ti chiami? Roberto. Roberto, che aspira a fare l'ingegnere, giusto? Sì. Ma nuoti agonistico oppure nuoti in piscina la domenica mattina? No, nuoto tranquillo. No, senza... Nuoto tranquillo. Scusa, sotto Giorgio. La doccia. Allora anche io potevo alzare la mano. So nuotare anch'io. Cioè, non era sai nuotare, nuoti. Che no, una cosa. C'è capito? No, perché io nuoto, ma non nuotando bene, nuoto agitato. Nel senso che sono un po'. Invece lui nuoto tranquillo. Quante vasche fai? Dipende da quante ce ne da fanno. Da quanto fare. È alta l'acqua. Dipende da quanti, dipende da quanti mesi gli dai. Quanto è il tuo massimo? Non lo so. Ah, non lo sai. Vasca lunga o corta? Non lo so. Lunga, quella normale. Ah, quella normale. E perché normale è... È la metà. È la via di mezzo. È una vasca da 15 metri, diglielo. Abbiamo noi grandi piscine. Non ti farò fare la gara con Sara, perché Sara va e scheggia Sara. E prima però vediamo una social card. Cosa appare attraverso Instagram? Che tu avrai Instagram? No, Sara, ti è capitata bella. Oh, non guardare implorante tua madre e tuo ragazzo. Ti è capitata bella? Chi l'ha preparata? Alzi la mano, chi ha preparato la social card? Amore, guardali qui, come se già se la ghignano. E loro, è dura? Diamo un attimo il microfono a lui. Oggi mi piace dialogare. No, abbiamo scelto le foto belle. Ah, le abbiamo, foto belle, sì, non, sì, non sì. Deve imbarazzarsi? No. Ricordo anche a te che il suo ragazzo è grosso. Sì, infatti, dobbiamo stare attenti. Devi stare attento. Allora, grazie mille, la social card di Sara Morotti, via! Sara Morotti nasce il 23 gennaio 1999. Il suo potenziale in vasca è subito chiaro a tutti. Il suo valore è confermato già nel 2016 quando si laurea campionessa italiana nei 50 rana. Dal suo profilo Instagram, che conta più di 3.000 follower, si può vedere quanto sia profonda la sua passione per il nuoto, tanto che tra un allenamento e l'altro l'abbiamo beccata a recuperare le energie facendosi surgelare in una vasca. Resta comunque molto legata alla sua famiglia, anche se per coltivare il suo sogno professionale si è dovuta spostare a Treviglio. È veramente affezionata alla madre, che le somiglia molto. Siamo davvero sicuri che siano due persone diverse e non due gemelle? Ama viaggiare e passare le vacanze sempre in acqua, tra nuoto, sole e tavole da surf, sfoggiando i suoi addominali scolpiti. Si ricorderà di respirare ogni tanto? Per salire sulle moto ha adottato un particolare metodo che ci fa capire che Sara è sicuramente una ragazza con i piedi per terra. Oltre a imitare le rane per professione, adora i gatti e non disdegna nemmeno pony e cammelli. Quanto ancora durerà la sua benzina di nuotatrice? Visto che ci sono, li salutiamo soltanto. Sì, sì. C'è tua mamma che si chiama? Monica. Monica. Allora, una saluto alla signora Monica, che potrebbe essere anche un po' tua sorella, come l'acqua Fiuggi. Grazie signora Monica, un saluto. E poi il tuo ragazzo? Andrea, braccio forte Andrea, il famoso... E sei tutto tatuato qui, Andrea? Caspita. Che so fosse la maglia, sai che vanno di moda?
un saluto a tutti i nostri parenti, saremo bravissimi con Sara. E quando hai cominciato a nuotare, Sara? Praticamente da appena nata. Ah, ti ha messo subito una cosa? Sì, nel senso, io no, ho provato un sacco di sport, però ero una bambina iperattiva e facendo ginnastica artistica già 3-4 anni facevo 2 ore di allenamento, poi venivo a casa, ero iperattiva, non dormivo mai. E quindi il dottore ha consigliato ai miei genitori di buttarmi in acqua. Esatto, se sopravvive va bene, se no... Paolo, perché... scusa, vediamo il commento di Paolo sul dottore. Detto di buttarla in acqua, non di farla nuotare. Buttatela in acqua e lasciatela lì. Questo era se il consiglio. Se è abbastanza imperativa da uscire, poi si calma. Okay. E se no, ne faremo un'altra. E ne hanno fatto un'altra, tra l'altro. Ah, tra l'altro. È imperativa anche tua sorella? No, è l'opposto. È lo può, è calma, sì, riflessiva, intellettuale, sì, di quelle... Sì. Come si chiama? Anna. Anna, la salutiamo allora. Salutiamo. Anche Anna. Vai d'accordo con Anna? Sì, poi io vivendo lontano da casa... La legni. Torno poco. Ogni tanto... da sorella maggiore. Da sorella maggiore, ogni tanto, quando ci vuole, ci vuole, quando ci vuole, ci vuole. Da sorella maggiore, un po'. Però, vabbè... Hai cominciato a nuotare perciò da piccola? Sì, da subito. E hai capito subito che potevi fare delle gare, oppure prima eri smilza e... No, cioè nel senso... Dal primo giorno ho fatto una lezione di corso e poi mi hanno chiamato subito nell'agonismo, quindi sì. Ah, così subito? Da subito. Ho fatto veramente una lezione, alla seconda... Perché ha nuotato anche negli spogliatoi, cioè è andato là nuotando, questa va presa, va. Alla seconda sì, mi hanno chiesto di entrare nell'agonismo, ma ero piccolissima. Quanti anni avevi? Cinque forse, anni, sì. E non è noio, io so che mi darai una mazzata sui come il colpo del coniglio. E invece no, è noiosissimo. È noioso un po' il nuoto, no? No, è noioso, vabbè, perché comunque tu fai per 2-3 ore al giorno, avanti e indietro, per la riga nera. Vedi solo la riga nera. Perciò 2-3 ore al giorno, quanti chilometri fai al giorno più o meno? Al giorno, dipende da giorno a giorno, nel senso che dipende dalla tipologia di allenamento, però si va da farne 10, 11 quando ci sono i giorni pesanti, oppure 4, 5 quando ci sono i giorni leggeri. Perché non dipende è come... anche quando faccio i doppi. Perché i doppi cosa sono? È doppio allenamento, mattina e pomeriggio. Ah, perché fai già i doppi, tu? Sì. E la scuola invece come... Allora, la scuola fino all'anno scorso ho fatto l'Overdan di Treviglio. Perciò Caravaggio-Treviglio non vanno d'accordo per niente. Sono che come Sarchiappone, non vanno d'accordo per niente. Ho fatto l'Overdan, poi... Era impossibile organizzare, cioè far coincidere scuola e nuoto. Vabbè, non ho mai avuto problemi a scuola, sono sempre stata promossa senza debiti, così. Però era diventato veramente impossibile con la maturità così, e quindi con l'aiuto dei miei genitori abbiamo scelto di fare una scuola privata. Si paga, vabbè. Genitori è dura, lo so, si mettono, guarda con la mamma di uomo se è dura, lo so, però i sacrifici... Però era veramente impossibile, io mi alleno, sto in piscina praticamente dalle 2:30 con acqua, poi palestra e esco alle 6:30 di sera, vivendo da sola... Era abbastanza difficile. È difficile mantenere l'impegno, sì, scolastico normale. Anche perché quando andavo a scuola, che entravo alle 8, che andavo all'Overdan, mi allenavo prima di entrare anche. Quindi alle 6. Ti alzavi alle 6? No, mi alzavo alle 5. Alle 5, poi ti facevi quelle tot vasche, sì, e poi andavi a scuola e dormivi, sì, in classe. Mettiamoli così. Dalle 9 alle 10. Dalle 9 alle 10. L'ora di crisi. Però vabbè, quindi abbiamo deciso... Sia per me, che comunque fisicamente sto molto più serena, più tranquilla, riesco a gestire tutto. Ti trovi bene. Sì. Chiedo a Paolo, perché sai che noi nell'angolo pedagogico, però questa scuola italiana che non aiuta gli sportivi, Paolo. Ma che bello il discorso ampio che ti faccio fare. Io non so quanto. Vediamo. No, vabbè, qualcosa si sta facendo, eh? Sì. Qualcosa si sta facendo, sì, sotto questo punto di vista. Magari qualche liceo sportivo. Più che altro, più che aiuta o non aiuta, che forse non è il termine giusto, perché poi sa sempre che se devo aiutarti, devo darti una mano, quindi devo chiudere un occhio. No, più che non prevede le esigenze. No, non riconosce che anche l'attività sportiva ha una sua valenza formativa. Lo sport è relegato al tempo libero, alla passione, diventerà eventualmente una professione, ma non ha a che fare con l'ambito di crescita e con l'ambito scolastico. Questo è un po' un peccato. Io ho fatto 112 sport quando ero ragazzo, ho provato tutte le categorie. Tutti avevo una domanda. Sì. Quando nuoti, tu ascolti la musica? No. Chi volevo chiederlo? Anche tu lo chiedi? Assolutamente. Ah, scusa, non lo chiedo io allora. Niente. No. Anzi, no, che bella domanda, perché se no ti annoi, ascolti la musica. Invece no. No. Quando fai agonismo... No, perché comunque, a parte che non hai neanche il tempo, perché pensi a talmente tante cose. A cosa? A come nuoti, alla nuotata, alla sensazione che hai,
a cose attinenti proprio. Sì, non è che puoi pensare ai cavoli tuoi, o stasera dipende, esco. Dipende, cioè nel senso, no, beh, dipende. Dipende da che allenamento è. Se c'è un allenamento, si dice aerobico, che è lungo, magari con una frequenza più bassa, però hai tanti chilometri da fare, una distanza più lunga. Allora puoi anche distrarti. Allora lì è più rilassante, nel senso, rilassante. Però non facciamo un allenatore o un'allenatrice? Allenatore. Allenatore, e tu? Renzo. E Renzo, com'è Renzo? Uno è duro. Bravissimo. È un sergente di ferro oppure un no, dolce? No, è un buono. Oh, ma come lo dice Sara? È un buono, Renzo. Voglio abbracciare Renzo è idealmente. Un buono. È un buono. No, è un buono. Ed è uno dei migliori allenatori di tutta Italia. Ah, davvero? Sì, ha cresciuto dei talenti stratosferici, ha portato gente a... Tipo? Europei, a... sì. E quindi diciamo che sono fortunata. E tra l'altro nessuno sa che a Treviglio c'è una delle sedi principali della seconda squadra italiana. Ma vedi qua. E nessuno lo sa. Amici di Caravaggio, facciamo un applauso a Treviglio. E che cavolo, uniamoci! E che cavolo! Facciamo questa unione della bassa. Sì, perché sì. Io mi alleno nel Team Lombardia, che è questa squadra qua, ed è una ha la caratteristica di essere diffusa in tutta Italia. Quindi ha sedi in quasi tutta Italia, anche a Roma, piuttosto che a Livorno, piuttosto no, Livorno no. No, però in giro per l'Italia. Sì, comunque in giro per l'Italia. E una delle maggiori sedi è Treviglio. Diciamo che siamo in tanti atleti noi a Treviglio, siamo 45-50 atleti. Io ho in mente, non so Paolo se anche tu, e non è che hai in mente le squadre, le nuotatrici, sono abbastanza affiatati, sì, cioè, noi... anche se fanno uno sport individuale, no, poi no, è un po' una comunità. Siamo un gruppo... È così? Ma anche perché si allenano tantissimo, quindi... Sì, però sono da soli, cioè non è, io sai, la squadra di basket facciamo gruppo, però il nuoto sono sempre, sì, le vedo so. Quando esco. Proprio perché sei da sola, appena ti usci la testa. Appena esci, abbracci qualcuno, prendi qualcuno. No, sì. Appena esci siamo veramente un gruppo affiatato e noi siamo da, come fascia d'età, andiamo dall'89 alle 2005. Perciò sì, molto sì, ampia. Ampissima, insomma. E tutti andiamo d'accordo, è un gruppo affiatatissimo. Guai, facciamo sempre pizzate, rimpatriate tutti insieme, sai, anche quelli che hanno smesso prima. È una bella compagnia. Sì, proprio sentito tanto. Una bella compagnia, sì, anche sì, perché sì, stai sì. lì un sacco di più che a casa stai, in piscina. Io vivo in piscina. Vivi in sì. piscina, fammi delle branche. No, quasi, non sono ancora quasi, spuntate. Non sono ancora arrivate, ma poco. Però poco ci manca. E quali sono stati i risultati migliori che ho ottenuto? Quando ho detto, questo mi è piaciuto, ho vinto questa cosa qua. Io ho vinto più volte gli italiani giovanili. E quest'anno per la prima volta sono passata, cioè per il primo anno sono passata di categoria e quindi sono a livello assoluto, quindi gareggio con quelli forti, forti, forti. Con i più grandi, indipendentemente dall'età che hai, a livello assoluto gareggi per tempo. E agli ultimi italiani assoluti di dicembre... Per tre vasca centesimi. Lungo, vasca corta? Vasca corta. Corta. Per tre centesimi di secondo sono arrivata quarta. Mannaggia, non sei da con sul gli podio. Gli assoluti, sì. Però vabbè, che stile anno, tu fai? Rana. Ah, sei rana tu? Io faccio rana. Una donna rana, una sì, donna. Sono ranista. Come mai hai scelto? Anche lì, come no, mai? No, non si sceglie. Ah, no. Cioè è lo stile che sceglie te. Non sei tu che scegli lo stile. È un po' come, capito, come la spada, i sette samurai, capito? È la spada che ti sceglie. Non sì, sei sì. Tu come che la bacchetta di Harry Potter. È come la bacchetta di Harry Potter, ecco, quello di quello. Quello volevi dire. Perché io sai, Paolo ha sempre la risposta pronta, io ce l'ho qui e lui ce l'ha già. Mannaggia, come la bacchetta ti sceglie. E tu hai scelto la rana. La rana. Sì. All'inizio diciamo ero più delfinista, poi sono andata sulla rana quando ho capito che si faceva un po' di fatica, delfino e quindi... Il delfino è più dura, No, sì. Stile poi... libero no, invece? Sì, lo so fare. Non so farvero. Sono come quei ragazzi lì, lo frequento, ma niente di che, è solo un'amicizia. Invece no, la rana... Non è il mio stile. Non è il tuo stile. No. Va, cioè, nel senso, l'allenamento perché la rana, tutti gli sai cos'è, però... Non so, che è lento rispetto agli altri. Cioè, gli altri... È il più lento adesso di Paolo tutti. Cominciava, no, cosa dire? Non è un po' lento è la vero. Rana? È vero. Ti voglio dire, ma vai! Cioè, sei sempre che è È vero, lento. La rana è uno stile, è lo stile più lento di tutti. Anche cioè, con i tempi, è proprio oggettivamente fai più i tempi lento. Più alti di tutti. Non ti viene voglia di cambiare però... stile per andare più veloce, no? No. Però? Però è il più bello. È il più bello, come lo dico, come vedi, c'è la principessa e il rospo, invece noi abbiamo la rana. Ognuno è un mix tra i due. È un mix. E qual è il tuo, ci sono dei campioni di riferimento adesso in mente? La Pellegrini? No, Federica... No, non sì, mi frega niente. Guai, lei è un idolo per migliaia di ragazzi e è un esempio da seguire.
Io preferisco seguire idoli stranieri. Ah sì, sei un po' esterofila. Chi ti piace, ad esempio? Personaggi come Katie Ledecky, che non so se conoscete, ma... Che è ungherese? No, americana. Era un classico. Tento, ho una possibilità su 340 paesi al mondo. È americana. Però sarà di origine ungherese, secondo ed me. Ed è... Un fenomeno. Ha 1 o 2 anni in più di me, ma ha olimpiadi mondiali alle spalle che penso che i maggiori campioni del mondo si sognino. È anche un bel tipo? È anche una persona solare oppure un po'... Allora, esteticamente poverina, no. Però... non tutti possono essere belli e bravi però, come Sara. No, è proprio... Però... È una persona che si è dedicata al nuoto dal... primo momento all'ultimo, nel senso che... E non smette. È proprio... Ma è una ragazza. Penso sia... Io credo 97. Ah, caspita, è molto giovane. Un 96, 97. Però è proprio... Ha ottenuto tutto quello che poteva ottenere finora dallo sport. E tu come sei messa in tabella di marcia? Hai un sogno... Le Olimpiadi, un domani... Vabbè, ma quello è il sogno di tutti. Quello è il sogno di quando inizi a fare sport. Vabbè, per il calcio ci sono i mondiali. Certo. Però ricordacelo adesso che tra l'altro non andiamo quest'anno. Grazie a Sara per averci ricordato che non andremo ai mondiali di calcio, per averci messo uno stiletto. Guarda, qui. Guarda, per quanto mi riguarda non il calcio, ti interessa? No. A che squadra tieni tu? Juve. Non ti va male quest'anno, no. Allora? Siamo lì. Facciamo un breve sondaggio. Chi tiene alla Juventus qui dentro? 1, 2, 3, 4, 5. Chi tiene all'Atalanta? Anche a 2, Gianmarco e Mattia, grandissimi. 4 appena. Ma quanto te? Al Milan. Qua, sono tutti divisi giù. Vabbè, qua al Milan un po' di più. L'Inter. 1, Francesco, grande giocatore. 3 dell'Inter. 4 dell'Inter. Albino Neffe. Mannaggia, mi è caduto il... Lazio. Lazio. Roma. Il marocco della Tisala. Roma. Qui si come arriva... mai mi chiama? Tiene la Roma? Perché è di Roma. Ah, perché è di Roma? Sì. vedi, meno male che non era dell'Odis, se no teneva il fanfulla. Meno male che sei di Roma. Sì. Oh. Della Garbatella? No. È l'unico posto che so la Garbatella. Montemario e Garbatella, 2 posti, so. E perciò il tuo sogno è quello magari di arrivare fino a lì, sì. Anche se... come si vuole, a volte non si è provata dei sogni che si hanno, cioè un po' schiaccia un po' di questo, poi non ce la faccio. No. Nel senso che non ho questa pressione. Io nuoto perché amo nuotare e al di là dei risultati che possono arrivare, nel senso che non mi interessa, ma relativamente. Ma non così tanto. Sì, perché io ho sempre ottenuto, ho avuto tante soddisfazioni, infortunatamente, io dal nuoto, e quindi i risultati sei sono sempre arrivati. Sei competitiva, perciò, se quando... Io in tutto. In tutto sei competitiva. Ma non solo nel nuoto. Ah, sì, In tutto, ma anche se... Potete chiedere a lui, ma in qualsiasi cosa. Anche quando si va a mangiare da McDonald's gli freghi le patatine perché devi... L'ultima volta che sono andata a sushi sono stata male perché ho mangiato troppo. Troppo sushi. Perché dovevo finire col... Metà dell'oceano è stato, come si può dire, grazie della regia, spopolato da sempre. Però in qualunque cosa io devo arrivare. Devi arrivare prima. Ti chiedono i ragazzi, hanno provato anche delle domande per te. Sei una persona a colori o in bianco e nero? A colori. Bianco nero solo lo sport, allora. A colori. Qual è il tuo colore preferito? Il mio colore preferito, il rosso. Il rosso. A quanti ne hai iniziato a ruotare? L'abbiamo già saputo. Lo stile è sempre la rana. Sempre è stata la rana? Sì. Sempre. Hai voglia di parlarci delle tue coinquiline? Sì. Perché hai delle coinquiline? Vivi da sola? Io vivo nella casa della società, perché l'Alti Lombardia, avendo sedi in tutta Italia, comunque anche dei raggruppamenti proprio, ha delle case sue e ha dei raggruppamenti, nel senso che c'è il raggruppamento di quelli che fanno le distanze più lunghe e si allenano tutti in una determinata piscina. E voi chi siete? Quelli delle rane? Noi siamo specialmente ranisti, però ci sono anche ranisti altri. Ranisti perché sono uomini e donne della rana oppure solo donne? No, raniste e ranisti. Ah, ranisti. Però nell'appartamento, c'è il tuo ragazzo, mi raccomando. No, sono solo divise. Solo donne. E come sono i tuoi qui? Sono divise. Ma che bello, Paolo, pensare all'appartamento delle nuotatrici, con tutto il rispetto. No, se fossi un ragazzo, è come Friends, capito? Pensare all'appartamento delle raniste. Davvero. C'è una dorsista. Siamo due raniste e una dorsista. Vabbè, si capisce perché... No, ti scusa. Perché fai differenza tu. Ma si capisce da come dormono, perché la dorsista dorme per così. È l'unica che dorme per così. Sul letto.
E fate un po' di cacciara? Sì, noi ci divertiamo. Chi sono? Ce le nominiamo. Sono due ragazze di Livorno che sono salite anche loro, vivono lontano da casa anche loro, e però sono più grandi di me. Sono una ragazza del 92, Veronica, e che ciao, è Vero. Dorsista. Ciao Vero. Che è la dorsista. Dorsista, ok. E una del 95 che è Francesca Chicca. Chicca. Ma fate il casino la sera? No. Vabbè, allora... La verità? No, perché tantissime volte arriviamo la sera che siamo morte. Stanche. Sì, stanche. Ma voi dite la casa delle ragazze? No, alle 9:30, 10 siamo nel letto. Russano come... si capisce? Invece che respirare, russano. E però guai con loro, cioè viviamo insieme da 4 anni ormai, sono diventate le mie sorelle maggiori, sono loro, sì, sono cresciuta proprio con loro. Intanto che ti chiedo questa cosa, invece una cosa un po' più seria, so che bisogna scherzare a volte, però parlare di cose serie mi interessa farlo. Ma i capelli, quando vai in nuoti, com'è, che shampoo usi per tenere i capelli in ordine? No, si vede che sono paglia. No, beh, non sono paglia, scusa, vuoi mettere con i miei? Però no, hai due, perché asciugare tutte le volte. No, non pensavi di tagliarli a caschetto? No, no, sei così belli, sono così. I miei capelli non si toccano. Vivo insieme ai miei capelli. Paolo, prego. Posso fare una domanda? Abbiamo trovato tantissime foto di te al mare. Ah, al mare nuoti? No. Cosa hai mai visto? No. Però no. Cioè, nel senso che basta, acqua. Io non entro, ho paura. Vedi? Ma è vero che hai paura? Sì, ho il terrore io del mare, non vado dove non tocco e dove non vedo il fondo, anche se è bassa. Ma no, e infatti qua, lì si vedeva. Infatti qua aveva paura, cioè, perché va sotto non una fondo, per tenerla. È la silver surfer dei mari, perciò deve esserci sempre una qua sotto. E non è facile quel lavoro lì, eh. Perché hai paura? Sì. Ho proprio paura, perché in piscina vedo dove sono. Ho la situazione. Hai la linea nera. Ho la situazione sotto controllo. In mare entro in panico. Con questo momento di panico, stai tranquilla. Quella non sono non molto in panico, però. Questa non è panico. Però questo è il massimo, la spiaggia. Però li tocco. Li tocca, infatti il massimo che nuote così, infatti va tipo in Puglia, dove a Vieste, dove sono 8 km, alta 30 centimetri. Allora ringrazio, che bella immagine, eccola qua con l'immagine più bella di Sara, la ricordiamo così. Ricordiamo Oddio, così, Sara Morotti, grazie mille per essere stata con noi. Vai Sara! Appuntamento tutorial, oggi in Via Novelle Social Club insegneremo a nuotare a rana. Insegnante d'eccezione, l'atleta, la giovane atleta Sara Morotti. Un applauso per Sara Morotti. Direttamente dal team Italia. Lombardia. Direttamente dal team Lombardia ci esibirà la nostra piccola vasca di Via Novelle Social Club. Prego, tuffati. Allora iniziamo dalla bracciata. Ah, dall'abbracciarci pensavo, ok, dall'abbracciata. Dall'abbracciata. L'abbracciata. L'abbracciata, ovviamente bisogna usare, le mani si muovono simmetricamente. Simmetricamente. In modo simmetrico, si dice simmetrico. Simmetricamente, ok. C'è la fase di presa. Presa. Di trazione, che si ma tira. Ma come ti tiri su anche, così? Sì. Ah, ti si tira su, ecco perché okay. La rana tua è diversa. Si chiude e ci si butta in avanti ancora. Ah, okay. Ho capito. Okay. Vanno uguali le mani, cioè fanno lo stesso movimento. Ok. Quindi c'è questo. Questa cosa delle granora a fare così. Delle ore, chilometri a fare questo. Così. Ti stiri su, ma ogni volta che sali respiri. Respiri ogni volta, sì, la testa fa questo movimento. E si torna giù. Ok? E sputi quando sei, cioè sputi. Espiri. Butti fuori l'aria. Espiri, ok. Espiri. Alla gambata. La gambata, attenzione. Il piede a martello. A martello cosa vuol dire? Cioè così come fosse 90 gradi? Sì, così. Ok, non così, così. Okay. Perfetto. Si tira su, cioè okay. Si chiude. Ma io non sapevo che era così la rana, ecco perché non era mia. Si va fuori con i piedi, si buttano fuori i piedi, ok? Si tengono le ginocchia chiuse e si chiude. Il ritmo completo è bracciata, gambata, bracciata, gambata. Ma dai, ci fai 3 ritmi completi? Pronti? Sulla panca. Oh. Oh. Grazie mille a Sara, speriamo che vinca. Grande Sara! Grande Sara! Poi faccio anche i piedi. A martello. Escono, si dividono, entrano. Bravo! Vai, adesso tutti insieme. Anguilla avanti. Allora, uno, vado. Vai. Uno, dentro, vado.